bentornati su Rete 8 al consueto appuntamento con le nostre ricette. Anche oggi sono ben felice di salutarvi dal ristorante Mamma Rossa da Vezzano, oggi insieme al nostro Francesco D'Alessandro. Ciao Jennifer, ben rivista. Ciao Francesco. Allora, il nostro chef Franco Franciosi ci ha deliziato con questi piatti, ci ha fatto fare veramente un bel tour gastronomico all'insegna dei piatti della tradizione gastronomica nazionale, e tu invece oggi ci riporti un po' alla leggerezza. Un po' alla leggerezza, dopo tre puntate con i carboidrati. A go-go. A go-go. Abbiamo pensato di fare un piatto del tutto vegetale. Bene. Un piatto di stagione. Sì. Che abbiamo usato la zucca. Bene. Mi piace. In questo caso, la zucca mantovana. È un piatto molto difficile, nel senso la zucca non a tutti piace. Quindi cercheremo di renderla appetibile. Quindi. Vabbè, la zucca è molto buona, poi quella mantovana ha una dolcezza davvero incredibile, a me piace moltissimo, poi giustamente come sottolinea Francesco non a tutti piace e con questa preparazione la renderemo gradevole anche ai palati più esigenti. Ci proveremo. Allora, di quindi, che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una zucca, okay. Finocchietto, sì. Arancio, mi raccomando deve essere biologico perché andremo a usare anche la buccia, okay. E il chimichurri. Il chimichurri. Tu come ben sai, noi piace contaminare sì, i piatti della sì. tradizione, comunque sia piatti della, italiani, con altri prodotti, altre tecniche. Sì. E anche in questo caso abbiamo pensato di nuovo a te. A me, come mai? Perché abbiamo usato il chimichurri, che è una salsa, una marinatura che si usa in Sud America. Bene. Soprattutto in Argentina. Bene. Dove la usano prettamente per la carne, per questi asadi. Noi l'abbiamo leggermente trasformata e andremo a utilizzarla per marinare la nostra zucca. Ok, raccontaci un po' come l'hai realizzata. Sì, il chimichurri è fatto con olio extravergine d'oliva, salsa di soia, erba aromatica, in questo caso maggiorana e finocchietto, peperoncino, aglio e abbiamo aggiunto anche un po' un tocco di sapidità con la salsa di soia. Perfetto, quindi salsa abbastanza semplice sì. da realizzare e poi salsa, una marinatura in realtà, giusto? Sì, una marinatura. Quindi, okay. come prima cosa, la zucca l'abbiamo pulita, tolto la buccia, okay. tolto i semi all'interno, okay. messa su una teglia da forno, okay. 170 gradi per circa 15-17 minuti, okay. condita semplicemente con un filo d'olio, sì. e quindi l'abbiamo leggermente cotta, ammorbidita. Bene. A questo punto, una volta che... Ah, l'andiamo a mettere nella... Nella marinatura. Io adoro già la zucca semplicemente ripassata al forno perché diciamo perde parte della sua acqua e la sua dolcezza si concentra. Sì. Cioè una volta cotta in forno diventa particolarmente dolce. Quindi, adesso questo secondo passaggio... Andiamo a insaporire ulteriormente la zucca, andiamo molto. A dare dei sapori diversi che non sarà solamente quello della dolcezza che ha okay. già di sé la zucca. Okay. Questo passaggio dovrà durare almeno circa un'ora, un'ora e mezza. Ok. Noi. Per motivi televisivi andiamo avanti. Certo, noi quindi, andiamo trascorsi avanti. Un'ora e mezza circa di marinatura. La tiriamo fuori. La tiriamo sopra. Ecco, nel frattempo la nostra zucca avrà assorbito tutto il sapore della marinatura, esatto. tutta la sapidità, tutti i profumi. Quindi la scoliamo. Che poi ecco, questo è un piatto molto semplice perché veramente i passaggi sono semplici, almeno fino a questo punto, ed è perfetto come contorno, vero? Anche con una bella bistecca, sì. anche con un piatto di pesce, secondo me. Esatto. La zucca si abbina, secondo me, un po' con tutto. Quindi, correggimi padella... se sbaglio, no. poco sei tu, Francesco. No, esatto. Quindi, padella antiaderente. Ok. La scaldiamo bene. Nel frattempo... Tagliamo il nostro arancio a metà, mi raccomando, biologico. Ok, eh sì, quando dobbiamo utilizzare anche la parte buccia. Della scorza, che poi la scorza è la parte praticamente più aromatica, più buona, dove ci sono gli oli essenziali, esatto. quindi è veramente, come dire, una parte nobile, va utilizzata, però come sottolinea Francesco bisogna prestare attenzione, le arance non devono essere trattate, quindi più sono lucide, più sono belle, meno vanno bene, giusto? Esatto, perfetto. Quindi... Come hai detto tu, la zucca è ricca di zuccheri, quindi per accentuare questa dolcezza, per renderla ancora più gustosi, mm-hmm. cosa andiamo a fare? Con una padella calda, senza aggiungere ulteriori grassi. Questa ricetta te la copio, ma ci puoi giurare? Sono contento. Ci puoi giurare? Andiamo a caramellizzare tutti quanti gli zuccheri presenti all'interno della zucca. Meraviglia, questa sarà una meraviglia. Mi piace tantissimo questa ricetta, Francesco, tanto, grazie. Tanto.
tanto, anche la dimostrazione che con poco si riesce a fare un grande piatto, con pochissimi ingredienti, anche una ricetta economica, sì, cioè costa pochissimo. E le zucche te le tirano via adesso, veramente, sì. Cioè, e poi devo dire che in Abruzzo abbiamo anche la fortuna di averle, perché in tanti le coltivano, quindi i campi sono pieni di zucche, il prodotto poi, la regina dell'inverno secondo me. Tranne nel caso nostro, che qui a Mamma Rossa quest'anno ci hanno rubato le zucche nel nostro orto. Davvero? Sì. Quindi, chi ha commesso un tale oltraggio, si faccia avanti, chi è stato? Quindi vedete, la parte della zucca, essendo ricca di zuccheri, si è caramellata, è diventata leggermente più scura. Comunque il coraggio non manca. È vero. Però vabbè. Mamma mia, bisogna essere coraggiosi per rubare le zucche. Anche perché insomma hanno un costo alla fine anche, esatto, relativamente basso. Quindi arrivato a questo punto aggiungiamo del succo di arancia. Quindi andiamo a dare di nuovo una nota acida e fresca. Agrumata. Beh, questo piatto, Francesco, guarda, sembrano delle bistecche queste, sì, zucche. Quindi, mettiamo sul tagliere. Che profumino, quanto mi piace tantissimo, io adoro le ricette. Ha ripreso anche un po' di consistenza. Sì, infatti, è come se si fosse ritratata. Al forno si era un po' ammollato, esatto. Quindi. Perché il forno tende un po' a disidratare. Sì, esatto. Quindi, andiamo a tagliare in maniera regolare. Una grattugiata di arancia. Pardon, piatto di portata. Guarda, sembrano quasi dei trancetti di salmone. Sì. Bottarga. La bottarga, esatto. Scusami, la bottarga. Quanto ci sta bene questa nota agrumata dell'arancia? No, vabbè. È strepitoso questo piatto, Francesco. Grazie, Gianni. Ma bravo veramente, guarda. E poi, secondo me, i grandi piatti non si fanno con tanti ingredienti. Per fare un grande piatto, questo ce l'insegna anche il nostro Nico Romito, che saluto, veramente bastano pochissimi ingredienti. Addirittura qui abbiamo un elemento principe che è la zucca. Esatto. E abbiamo fatto un grande piatto. Abbiamo cercato di valorizzarla e di mantenerla più intatta possibile. Tanti complimenti, Francesco. Finiamo veramente tanti complimenti. Finocchietto. Ah, ci sta bene poi con l'arancia. Sì. Guardate che eleganza. E pensare che c'è solo una zucca nel piatto. Se l'avessi visto così non sarei riuscita a capire che si tratta di una zucca. Esatto. Veramente i miei complimenti, Francesco. È finito? No, finiamo un po' di... Ah, giusto. Tocco di classe. Marinatura. Per richiamare un po' i sapori. Sì. Qui c'è anche la nota un po' acidula, esatto, dell'aceto, che ci sta bene. Perfetto, e il piatto è pronto. Di nuovo tanti complimenti, prendete spunto da questa ricetta per fare anche il vostro contorno durante queste festività natalizie. Si presta perfettamente come contorno importante e originale, si abbina con la carne, con il pesce, quindi veramente piatto tanto utile e versatile, soprattutto in questo periodo. Io ti faccio i miei complimenti, grazie, Francesco, Gianluca, se li rinnovo, e ringrazio tutti i nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Ricordo loro che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, continueremo a tenervi compagnia anche durante queste feste. E adesso ce ne andiamo a casa dei Quattro Santi, vediamo che cosa combinano. Ciao a tutti. Questo trito, un po' d'olio, uno spicchietto d'aglio in camicia. No, no, va bene più così, forse tu non ti rendi conto, no? Tu non puoi programmare le giornate degli altri, ok? Io ho anche una vita, ok? Non va bene come fai tu, non posso svegliarmi a parlare di là, sto sentendo la TV. E Cristian, no, tu non puoi dirmi la mattina quello che devo fare e quello che non devo fare, capito? No, ehi, oh, mi senti? Oh, forse tu non mi ascolti quando parlo. Fontana, che ve lo dico a fare? Ve l'ho detto anche l'altra volta. Farina a fontana per me uguale nonna. Farina a fontana uguale nostalgia. No, oh, io forse tu puzzi. Per le dosi precise, per un semplice motivo, sono sempre andata come dice la nonna. Ah, che poi accompagno tua mamma a portare la spesa. 500 grammi di farina. Dopodiché sì, 100 grammi di farina di semola. Ma ci vai tu, ci vai tu a fare.